Senti, io ti consiglio una roba. Voi siete lo show più pazzo che c'è, no? Perché lo Zoo di 105 è lo show credo più folle che c'è. Bene, adesso io qui, non so se c'è, eccolo qua, ti presento l'artista più folle che c'è, ma tu lo conosci bene, adesso mi tolgo io. Ci sei, Marco? Sì, ci sono, ci sono, ci sono, ci sono. Ciao Ciao Marco. Martino! Come stai? Grande. Bene, tu? Anche noi non ci vediamo da 25 anni, mi sa. No, ci siamo visti in aeroporto un giorno, non ti ricordi? A Ah sì, Miami. è vero, però noi mi ricordo che ce l'avamo visti invece ai tempi dello scandalo il mio scandalo. Ah sì, anche, vabbè. Poi alla fine hai avuto anche una storia con una che si chiama come me, Mazzoli, e quindi in qualche modo ci Cognome un siamo po'. imparentati. Sì. Cognome. Però se tu vuoi avere diciamo Marco, se tu vuoi avere vuoi un flash, e se tu lo inviti allo Zoo di 105 con una sua piagnola e poi dopo ti spiega la musica, voi fate una puntata completamente fuori come siete voi, Quando vuoi, Marco, mi piacerebbe No, guarda, tantissimo. quando volete voi, perché in realtà io in questo momento ho voglia di andare nelle radio perché mi è uscito il singolo dopo 17 anni, no? E allora mi piacerebbe parlarne nelle radio, ma radio belle, importanti, con un grande, come dire, con un peso discograficamente parlando, perché io manco dalla discografia da tutti quegli anni e sto ricostruendo un po' il rapporto da zero, no? Il rapporto con la discografia, che sia col pubblico ma anche con un po' con l'ambiente, con gli addetti ai lavori, no? Per cui ti dico, se vi va, io vengo volentieri in radio. Assolutamente. Cazzo, Anche se siete sapevo che abituati. ti invitavo come giudice al Festival di San Gimmi che va in onda questa settimana. Però Va magari bene. ci organizziamo, così vieni a giudicare le stronzate che abbiamo fatto noi. Guarda che colorito che abbiamo, cioè io sono praticamente vampiro, fantasma, cadavere. Tu sei tutto bello Ma vitale, va, sono solare. bianco. Beh, un Guarda. cazzo. Ma Marco, tu stai a Milano. Io sto a Bologna, lui sta a Miami, cioè c'è un No, ma po' io di. poi ho messo il ghiaccio secco della telecamera del telefono, il fumo, no? Sai quello che. Il ghiaccio secco. Comunque, Red, Dimmi. ho visto il tuo intervento a Muschio Selvaggio, sei stato il numero uno, cazzo. Mamma mia, Tu stai bellissimo. parlando di Muschio Selvaggio con Morgan qui, che lui è un po' in questo momento. In faida? Mac. No, 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 assolutamente. Io c'ho i fili, sono il burattinaio. Io sono qua con i miei bei fili che li tiro, Oh, faccio. ma nessuno di voi ieri sera ha visto la fantastica intervista di Fazio alla moglie? No, vabbè, la roba Guarda, Fazio lo imbarazzante. vedo meno. Fazio meno lo vedo, meglio è. Perché Fazio è una persona che prova proprio quello che è il proverbio, l'apparenza inganna. Cioè, nel senso che lui è il contrario di quello che è. Cioè, a me non riesco a comprendere come mai Fazio è una persona è completamente. Cioè, tu lo conosci nella vita, è diverso da come è davanti alle telecamere. E questa cosa mi disturba, sinceramente. È Perché è una. meglio o peggio? No, in telecamera è meglio, però è peggio. Però è peggio perché, sai, a me la gente quando mi trova per strada mi dice: cazzo, ma sei più simpatico? Oppure mi dice: sei più alto. Dico, e io dico: meglio. Pensa il contrario, sarebbe peggio. Cioè, dici che è brutto e uno ti trova e ti dice: cazzo, però in televisione sei sempre più bello. Cioè, è un problema questo. Ecco, faccio invece questo: in televisione sembra più bello. No, è che ieri sera io l'ho dovuta guardare perché ero curioso, poi ne volevo parlare in radio, ma se la Ferragni avesse fatto una story era più o meno la stessa cosa, cioè boh, non era un'intervista. Infatti mi ha fatto molto ridere i commenti di Ma perché? alcuni. Ma cosa ha Ma detto? per Cos'è che ha niente, detto? niente, non era un'intervista. Sento di frizzare. Scusa una cosa, aspetta, ma Perché si è frizzato tutto? non lo so perché si frizza, Marco.
Ti faccio una domanda, Mazzoli. Perché Fazio ha mai fatto un'intervista? Non lo so, io Chi? non, onestamente io non guardo la televisione italiana molto spesso. Questo l'ho voluta vedere perché ne parlavano tutti, ha fatto anche un botto di ascolti, ma ho letto poi i commenti di persone deluse perché bisognava fare un'intervista, andare pesante. Invece alla fine è venuta fuori, sembra quasi che la colpa di tutta questa situazione sia del popolo che l'ha fraintesa, che boh, vabbè. Vabbè, Vabbè. comunque va bene così. Misunderstanding, dai, misunderstanding. No, comunque, c'è cosa che volevo dire, una cosa. Di Cosa, Marco? Fazio, sempre, di Fazio. Ma è un po' così lui quando fa le interviste, no? Che non riesce a tirar fuori un cazzo dalle persone, cioè non gli... Anche quelli che... E poi invece, quelli che potrebbero parlare, lui non li invita perché fondamentalmente lui si caga addosso rispetto alle persone che potrebbero dire delle cose, non vuole dire, la sua intenzione credo sia quella di non dire nulla e prendere un sacco di soldi per il nulla. Questa cosa è incredibile, è geniale se ci pensi. Lui Furbo, non dice vabbè. nulla, prende tantissimi soldi, ma tanti, però non me lo giustifico tutto questo. Pensa che tutte le volte che io ho vinto i talent show, lui ha invitato un altro giudice. Ed è tipo... Scusa Morgan, prova a perdere allora. Infatti, organizzato tutta la mia cacciata per questo, ho detto, Sara, se mi cacciano, probabilmente speriamo che allora Fazio mi inviti. Invece niente, neanche stavolta, nonostante la cacciata, niente. Allora ho dovuto costruire lo scandalo della Ferragni per riuscire ad avere le attenzioni di Fazio, però siccome lui non sa la verità, non mi invita. Perché se sapesse che dipende tutto da me... Ah sì? Oh, Beh. ops, colpo di scena. In che senso dipende da te, Marco? Vabbè, ma Fedez lo sa, infatti Fedez ha detto che quando la Meloni parla male della Ferragni è perché sono io che dietro muovo la cosa. Quindi Fedez lo sa Cioè? bene. Infatti io considero Fedez quello che mi stima di più perché mi pensa molto influente. Cioè, Fedez è convinto che io convinco la Meloni, quindi cioè, lui ha veramente stima di me, deduco. Cioè... Ma perché, scusa, ma perché sarebbe colpa tua? Scusa, allora. Ah, No, ma non posso dire queste cose. Non posso ok. in questa sede. Non posso in questa sede. Aspetto che mi chiami Fazio per dire la verità. Porca! Questa è una bella promo, eh? Questo è un bel lancio. Perché vorresti davvero andarci? Ma che te frega? A me, per fare promozione al singolo. Ma scusa, Beh, allora per fare promozione. Marco, io faccio più ascolti di Fazio. Vieni da me Sì, ma infatti. e dici il cazzo che vuoi. Scusa. No, ma io non voglio dire cose oltraggiose perché io sono. Anche io l'apparenza inganna. Cioè, per me è il contrario. A me la gente mi reputa una cattiva influenza. Cioè, uno, come dire, un sregolato, uno che fa le cose perché ha le botte di testa. Così. Invece io sono una persona molto nelle regole, cioè normale. Normale nel senso secondo la norma. Sono uno che di giorno studia, di notte fa i collegamenti con Red Ronnie, poi va a letto dalla sua bambina che lo aspetta per fargli le coccoline. Cioè, che cazzo faccio di strano, voglio dire? Non ho capito dov'è il problema. Perché dici quello che pensi e questa cosa non piace alle Lo persone. so, infatti siamo in un mondo. Sai che ho visto ieri un video di Lucio Dalla che poco prima che venisse a mancare, perché dice di avere 66 anni, quello, ma dice delle cose stupende, no? È una conferenza stampa in cui dice va a ruota libera e ragazzi, cioè, è fantastico. Cioè, a parte che dice cose che valgono ancora oggi su quanto questo nostro mondo, il sistema sia veramente anti... verità, antiumano soprattutto, no? E su quanto la verità è qualcosa di bello che però non c'è e tutto quello che appare non c'entra niente. Ma mi ha stupito soprattutto, innanzitutto, come si esprimeva Lucio Dalla, con che proprietà, con che semplicità, però proprietà, come un vero poeta, perché il poeta
sa le parole e sa farsi capire, no? Cioè non, Certo. non... È andato. È andato? Non lo so, si è fermato. Secondo me non era Morgan, era il fantasma di Morgan. No, Morgan mi fa morire. È andato. Adesso proviamo a mettere giù a vedere se Ma riesce. no, ma io ci Ecco. sono ancora, solo che sono frizzato. Sono totalmente, non so capite, si frizza ogni tanto. Si vede che quelli di Miami sono connessi in questo momento. Ma io sono a Milano adesso. È sparito, è andato giù, vedi, No, è caduto giù. No, ma io adesso. sono a Milano, sono a Sì, Milano. lo so, ma lui ha una pessima connessione, no? E poi dice le cose interessantissime che se perdi una parola, se perdi due o tre parole, non riesci a ricostruire. Cioè, ci sono quelli che dicono un sacco di banalità, che se anche va via l'audio per un minuto Dici che dopo. cazzo me ne frega, Un po' invece no. come le telenovela, ti ricordi le telenovela? Io una volta rimasi, c'era uno che ascoltava una telenovela, rincaspita una persona ed ero scioccato perché cioè, dopo 10 minuti non era ancora successo niente. Eccolo qua, eccolo qua, eccolo qua. Ciao Marco. Mi sentite? Qui il problema è Sì. Miami, secondo me c'è Miami che sta Ma è a Milano connesso. lui, è a A Milano. Milano. Però quelli di Miami lo sanno che lui è connesso. Cioè, cazzo. Senti Marco, ma facciamolo fare subito. Quando lo inviti? Che Che giorno? Dredroni è diventata la mia assistente, no? Lui però c'ha l'agenda in mano. Ma Cioè, dove sei tu, Morgan, adesso? Sei a Milano? in una città che sembra Gotham City, si chiama Milano, ne hai mai sentito parlare? Allora, dai, domani ti mando un messaggio e organizziamo in settimana. Sì, però devi mandare a Dredroni perché lui è la mia segretaria. Ma Ma no, 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 lei si deve essere in collegamento telefonico, credo. gli mando il telefono, gli mando il tuo telefono, lo mando a Marco Mazzoli se non ce l'ha. E quindi poi a te mando quello di Marco Mazzoli, capito? Poi visto che sono la tua agenda, Marco, no, Marco Morgan adesso, volevo dirti che io e te, forse non lo sai, ma il 5 aprile siamo insieme alla Darsena del Sale di Cervia con anche Ma il Megalf. problema è che io il 5 aprile sono anche da un'altra parte, però. Cioè, il 5 aprile, questo è il problema, che io il No. 5 aprile, no, io il 5 di ogni mese ho un impegno per forza. Credo che però mi libererò per essere da te. Ah, ecco, perché guarda, è stata fatta una cosa tutta Ma la regolare. darsena di Milano? No, darsene del sale di Cervia. Ah, peccato. No, cioè, scusa, dicevo. Deluso, delusissimo. No, allora Marco, quando la vedrai, è una roba bellissima perché è del 700 con le pareti ancora intrise di sale ed è una roba spettacolare. La darsena di Milano è del 400, ha vinto però, vince, Sì, ma vince. non è bella come quella. Allora Lo so. ci scommettiamo che quando la vedi dici che è più bella. Comunque ci hanno visti insieme nel programma che abbiamo fatto, nel nuovo Roxy Bar, con me e vogliono ripetere la serata. Io, te, anzi tu. Megers e me. Comunque non si ripetono le cose, perché come diceva un padre di un mio amico che faceva il tassista, che diceva così: paga Nini, cioè con il gesto del pagare, cosa si vede il gesto del pagare? Cioè paga Aspetta. Nini non ripete, non so, perché lui era convinto che era un proverbio che riguardava il pagare, no? Paga Nini non ripete. Comunque Ma non scusa, si può ripetere. ma secondo te io penso che tu possa ripetere qualcosa che hai fatto identico. Infatti, tra l'altro, sono stato anche ripetente io un paio di volte nel liceo, per cui ripetere sono in grado. Ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio. Allora, sono contento che Marco andrai allo Zoo di 105 da Mazzoli. Anche io sono contento perché voglio misurarmi, no? Voglio capire se sono ancora capace di essere, diciamo così, tra virgolette, commestibile dal punto di vista artistico, no? Rispetto a quello che è un pubblico cambiato completamente, no? Perché Ma io non va, non è uscendo da vero. 17 anni, La insomma, gente mi vuole sento un po' fuori, dal la verità. mondo. La gente vuole le persone genuine, vere alla fine.
si sono fatti imbarcare. Però si parla di musica, al di là della personalità e del carattere, stiamo parlando di canzoni. La canzone deve essere competitiva rispetto alle hit del momento, perché sennò di cosa stiamo parlando? Cioè, uno può essere simpatico finché vuoi, però qui si parla di musica, cioè io voglio che la mia musica... Tu 10 anni fa eri avanti anni luce, al massimo sei al passo coi tempi. Ma è questo il fatto, e allora è per questo che io credo... Anzi, diciamo che io forse ancora non è arrivato il momento giusto per essere completamente capito, perché effettivamente sono veramente un genio e sono... È umile. Sono umilissimo, io sono umile, ma come dicevo all'inizio, quando a Cristo gli dicevano, perché tu dici che sei il figlio di Dio, lui diceva no, non sono io, sei tu che lo stai dicendo. No, è bello Marco, perché tu eri a cena, ma il collegamento con Morgan è iniziato con, io gli ho detto tu sei un genio e lui ha detto no, io non lo posso dire, sei tu che lo dici, com'è? E finiamo con lui che dice io sono un genio, quindi alla fine ma sì, ma perché io faccio prendo per il culo le imitazioni mie che mi fanno, le mie imitazioni, adesso io faccio la meta imitazione della la meta imitazione, cioè praticamente l'imitazione dell'imitazione, come Charlie Chaplin del resto, che è anche lui un genio, cioè Charlie Chaplin aveva fatto il concorso per gli imitatori di Charlie Chaplin, è arrivato terzo. Sì, è vero. No, ma non solo. Pensa che hanno organizzato una serata David Bowie in una discoteca di Milano, no, di Londra, però bisognava essere cioè David Bowie, imitarlo. Ma io l'ultima volta che ho fatto la serata David Bowie nella discoteca di Londra era il giorno che è morto David Bowie, per cui è meglio che non le faccio più questo tipo di serata. Bravo. No, però Marco, David Bowie si è presentato tranquillamente in incognita, non l'hanno preso, hanno detto che non era... Non l'hanno preso, no, come Chaplin, no. Sì, non l'hanno preso. Non l'hanno, ma lui poi c'è quel video, ti ricordi il video di Blue Jean dell'85? Sì. Dove lui proprio gioca, descrive proprio questo fatto che quando lui ne era non in abiti, diciamo era in borghese, no? Non era investito da David Bowie, lui poteva tranquillamente circolare, non lo riconoscevano perché era una figura molto esile, bassino, tutto. Poi se si vestiva da Bowie allora sì, ma quando c'aveva così una camicia e un pantalone, cioè, tu non gli davi 2 lire. Capito? Pazzesco. Tutti i grandi sono persone umili, sono quelli più piccoli. Io invece che quando mi devo passare inosservato, io non riesco neanche a passare inosservato, neanche se ho un cartone intorno. Cioè neanche è figa, Morgan, c'hai un McFlurry in testa, cazzo. No, ma se io copro tutto con uno scatolone dell'IKEA, tipo, non so, io vado in giro. Mi riconosco, guarda Morgan, non ho capito perché, ma l'unico modo di non essere riconosciuto è se mi travesto da Venditti. Se mi travesto da Venditti, allora mi metto il Panama, gli occhiali da Ray-Ban, quelli col tondino, poi mi metto l'impermeabile, il Burberry beige. Allora, se sono così, la gente dice, oh, guarda Venditti, poi mi guarda bene, dice, oh, no, non è Venditti, è nel gap di tempo in cui lui dice, no, non è Venditti, io sono scappato a quel punto. Cioè, quindi... Madonna mia, ti aspetto Morgan, allora ti aspetto, ciao. Non lo so, guarda, domani ti chiamo, dai, grande, ciao Marco, ciao 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 ciao, i due Marco Morgan e Marco Mazzoli, grazie della serata, mi raccomando, ti che l'ultima bene, frase mia è stata viva il Durex, non il, ok. Ho detto evviva il Durex, per poi quelli che vogliono fraintendere, manipolare. Evviva il Durex, ok? Sì, va bene. Ciao a tutti. Ciao, buonanotte. Ciao, ciao, ciao. Buonanotte a tutti.